Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi archiviamo assieme il mese di giugno, che in realtà è già finito da un paio di giorni, ma pazienza, non fa niente, con i preferiti del mese. Vi mostrerò come al solito quali sono i prodotti che ho scoperto oppure utilizzato e amato di più. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti che vi avevo già menzionato, insomma, che ho già utilizzato, che magari ho ritirato fuori per la stagione, ma che conosciamo già bene e dei quali voglio parlarvi nuovamente per rinnovare il mio amore. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto e di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram. Inizio subito con il pezzo da 90 di questo video, che è un nuovo device, nello specifico un nuovo device del brand Current Body. Questo qui che vedete nelle mie mani è il nuovo Radio Frequency Device del brand. Nuovo nel senso che è uscito da qualche mese, io lo sto testando già da un po'. È dal mese di maggio che lo utilizzo regolarmente e religiosamente tutte le settimane. A questo punto ritengo di essere arrivata al punto nel quale posso raccontarvi che cosa ne penso. Questo device che voi vedete in piedi e appoggiato alla sua base si presenta così per quanto riguarda la sua parte attiva, se così possiamo dire. Ma che cos'è? Allora, questo è un dispositivo che si propone lo scopo di andare a trattare e di attenuare tutti i segni del passare del tempo che hanno a che fare con il tono, con la compattezza della pelle, come ad esempio linee d'espressione, rughe, solchi che possono essere quelli tra le sopracciglia, naso labiali, zampe di gallina, ma va anche nel suo complesso a trattare il tono, quindi la compattezza e a prevenire il rilassamento cutaneo. La radiofrequenza è una tecnologia che viene impiegata già da tantissimo tempo, non soltanto ovviamente a scopo medico, ma anche a scopo di medicina estetica o a scopo semplicemente estetico, perché appunto riesce ad andare a trattare questa tipologia di inestetismi. Io ricordo, non so, almeno 20 anni fa, quando andavo dall'estetista a fare la pulizia del viso, lo step finale era sempre quello della radiofrequenza a terminare il trattamento. È una tecnologia che può essere impiegata in dispositivi domestici come questo, oppure in dispositivi professionali che sono utilizzati nei centri medico-estetici oppure nei saloni, che hanno quindi delle frequenze, diciamo, un pochettino diverse, che dipendono anche da chi è l'operatore che utilizza la tecnologia. Radiofrequenza significa che c'è una combinazione tra onde elettromagnetiche e il calore che queste producono, che vengono veicolate all'interno dei tessuti e che vanno quindi a stimolare, per dirla proprio in soldoni, il processo autogenerativo della pelle, andando ad accelerarlo, andando ad incrementarlo. Quella che ritroviamo è una tecnologia cosiddetta bipolare, ovvero nello stesso dispositivo, nello stesso manipolo, sono presenti sia poli positivi che poli negativi. Sono proprio questi elettrodi, i punti di contatto tra il dispositivo e la pelle, sono quelli che vanno a veicolare nei tessuti sottostanti la tecnologia radiofrequenza. Vi faccio vedere meglio come funziona. Si parte da pelle pulita, asciutta e senza gioielli o niente di metallico addosso sulla zona che trattate. Prendete il gel, questo è il Radio Frequency Gel che trovate all'interno della confezione. È semplicemente un gel che si utilizza sulla pelle per favorire la conduzione delle onde. Si applica in uno strato abbondante e uniforme e poi si prende il device una volta che è verde, che è stata selezionata l'intensità di trattamento, e si va a lavorare con il dispositivo sul viso. Io al momento sto trattando con piccoli movimenti circolari la zona della mia ruga, tra le sopracciglia, quella causata dalla contrazione dei muscoli corrugatori. Ovviamente, come vi dicevo prima, potete trattare ogni zona. Vi metto qui di fianco un'immagine che vi fa vedere in quali e quante zone divide il viso, Current Body, per darvi una sorta di guida, no? Di utilizzo in base alle zone che volete, trattare. Quello che si sente finché state facendo il trattamento, immagino sia la cosa che vi interessa di più, è semplicemente calore. Il dispositivo lavora a una temperatura che va dai 40 ai 43 gradi. 43 gradi è il massimo che non viene mai superato, e non si sentono pizzicori, formicoli, microscosse elettriche che attraversano la pelle, assolutamente niente. Quindi non vi dovete preoccupare, è indolore, si sente solo il caldo, che io trovo particolarmente piacevole.
piacevole, non è un caldo che scotta, che brucia o che arrossa la pelle, assolutamente. Vi metto qua di fianco anche, finché continuo il trattamento, una tabella che vi mostra alcune delle differenze, senza fare nomi, senza fare brand, ma alcune delle differenze tra i principali dispositivi a microcorrente, insomma a radiofrequenza, disponibili in commercio, così potete insomma dare un'occhiata a quali sono i punti di forza di questo dispositivo. E voilà, io ho terminato, sono passati 10 minuti di trattamento, me ne ho fatti vedere una minima parte e come potete vedere quello che rimane sul mio viso, io ho trattato solo questa zona oggi, quello che vedete è semplicemente un po' di rossore, ma sono stata là 10 minuti a sfregare, quindi voglio dire ci sta un tempo di recupero pari allo zero. La cosa bella secondo me è poter usare questo dispositivo a casa, perché è bello andare in salone oppure al centro medico estetico, farsi trattamenti che sono molto costosi, ci richiedono anche molto tempo. Il punto di forza sta nella convenienza economica, perché comprate il dispositivo una volta e lo fate n trattamenti e poter essere costanti, perché appunto sosteniamo la spesa una volta sola e poi eseguiamo il trattamento quando c'è bisogno, invece di dover andare lì al centro, spendere un sacco di soldi, insomma la convenienza economica e la continuità sono la chiave. Ah, dimenticavo di dirvi che il gel può, volendo, i rimasugli di gel possono rimanere sul viso, quindi con una velina potete andare a togliere soltanto l'eccedenza, perché insomma può essere utilizzato anche come un prodotto di skin care idratante a base di glicerina vegetale, altrimenti sciacquate il viso e proseguite con la vostra skin care routine, sta a voi. In soldoni, che cosa mi piace questo device? Perché lo includo nel video di oggi? Allora, lo includo nel video di oggi perché innanzitutto lo trovo molto comodo e facile da utilizzare, e sapete come la penso per quanto riguarda i dispositivi per la cura della persona, per la pelle: se non sono semplici, facili da utilizzare, alla fine della fiera, se non siamo soprattutto fortemente attivi, fortemente motivati, finiamo per non utilizzarli. Trovo che lui sia efficace, perché io vi assicuro che trattamento dopo trattamento sto notando come la mia pelle risulti più compatta e come linee d'espressione, anzi rughe vere e proprie, tipo questa che al momento è, dico la verità, l'unica ruga sul mio viso che mi preoccupa, perché ho sì delle linee d'espressione ai lati degli occhi, sono linee di espressività, ho un po' le lasolabiali che vengono accentuate quando sorrido, ma ovviamente, però una ruga che mi ha sempre caratterizzato è questa qui tra le sopracciglia, perché io tendo a stare molto seria quando sono concentrata, quando lavoro, e contrarre molto questi muscoli, e quindi notavo negli ultimi anni che col passare del tempo appunto questa ruga rimaneva accentuata anche quando io ero in posizione rilassata, quindi sono molto contenta perché lui mi sta aiutando a trattare questioni estetismo. Una cosa che mi piace molto poi è la dimensione e la forma degli elettrodi. Perché? Perché ci sono nel mercato dispositivi simili a questo che sfruttano la stessa corrente, ci sono brand diversi, quello che costa di più, quello che costa di meno, però solitamente gli elettrodi sono grandi, sono come due noci, cioè sono molto grandi, e questo li rende sicuramente comodi nel trattamento di aree molto grandi, molto vaste, ma se vogliamo, a mio avviso, andare a lavorare su una ruga nello specifico, su un punto preciso, questo device è perfetto, perché vi permette proprio di concentrare l'azione lì. Poi ovviamente lo potete usare in zone molto più estese, lo potete usare su tutto il viso, sul collo, potete modularlo davvero in base alle vostre esigenze, alle zone che volete trattare, però trovo che la dimensione lo renda molto più versatile e molto più preciso. Un'altra cosa che mi piace molto è il fatto che lui sia pensato per essere utilizzato una volta a settimana, quindi abbiamo un trattamento che è un pochettino più lungo in termini di minuti, però che si fa una volta a settimana, e personalmente quello che mi pesa di più nell'essere costante con questo tipo di dispositivi non è tanto star lì 1, 2, 3, 4, 6 minuti, ma è proprio il fatto di mettermi lì a fare il trattamento, e in questo modo io faccio il trattamento una volta sola a settimana, sì per qualche minuto in più ma non me ne accorgo neanche,
Ed è molto più semplice per me che trovare il tempo per fare la stessa cosa, ma magari 4, 5, 6 volte a settimana oppure addirittura tutti i giorni. Quindi lo trovo molto più semplice da inserire nella mia routine, nella vita di tutti i giorni, che poi è la cosa più importante. Sono molto contenta di dirvi che il brand ha pensato per voi a un codice sconto che è GiovannaRF. Ve lo scrivo qua sotto in sovrimpressione e ve lo metto anche nell'info box. Vi dà diritto al 10% di sconto sull'acquisto del device. È un codice sconto diverso dal mio solito, che è sempre valido sul sito Current Body per i dispositivi per luce LED, perché normalmente questo dispositivo è esente dai codici sconto e questo è stato creato appositamente per lui, quindi per quello ce ne sono due diversi, ma trovate sempre i dettagli come al solito nell'info box. Passiamo al resto dei prodotti. Allora, ho due, tre prodotti che riguardano la protezione solare. Ovviamente giugno è il primo vero mese d'estate, quindi la protezione solare è ancora più del solito una tipologia di prodotti fondamentale. Ho terminato un tubo intero di quella che è la mia crema corpo con protezione solare 50, io uso solo 50, preferita della vita, credo. Io non mi sono mai innamorata a questo modo di nessun altro prodotto. ISDIN Gel Cream SPF 50 UVB, UVA, protezione molto alta. Allora, questa protezione solare l'ho acquistata per la prima volta lo scorso inverno, prima di andare in vacanza. Ovviamente eravamo bianchi dall'inverno, quindi per me era particolarmente importante avere una protezione solare molto alta, ma anche qualcosa di duraturo, di water resistant, cioè qualcosa che rimanesse bene addosso e non scivolasse via al primo accenno di sudore. Le ho comprate in realtà perché ne avevo prese due su Amazon poco prima di Natale, poco prima della partenza, e sia io che mio marito ce ne siamo innamorati follemente. Io ve ne ho già parlato un po' di volte su Instagram, non so se qui su YouTube. È una crema corpo, era perché è vuota, questo è il nostro terzo tubo. Profumo buonissimo, che sa proprio, è un profumo che sa di crema solare, un po' vecchio stile, ma un buon profumo di crema solare, non quel crema solare cocco, ananas, caipirinha, caipirosca, che a me personalmente non fa impazzire. Ma proprio non so, mi sa di... è un po' mentolata, non lo so. Comunque ha un profumo proprio evocativo di crema solare, rinfrescante, che mi piace tanto. Forse mi ricorda qualche prodotto che usavo da piccola. La formula è effettivamente in gel crema, cioè è bella densa quando l'hai erogata. Infatti la prima volta ho detto, mio Dio, questo mi sa che sarà un po' un pastone, sarà densa, sarà... No. Allora, ci vuole un po' di più del solito per massaggiarla, per stenderla bene. Non vuol dire che sia un prodotto duro che dovete star lì a massaggiare con forza, con vigore, che vi stancate di massaggiare, però richiede un paio di spalmate in più del solito. È molto rinfrescante, idratante al punto giusto, si asciuga completamente, non lascia nessun residuo, nessuna sensazione di appiccicoso, di unto, di bagnato, di fastidio sulla pelle, niente, cioè la pelle rimane asciutta dopo pochissimi secondi e protegge molto bene, cioè non ci siamo scottati di mezza virgola. È veramente un prodotto ottimo, si stratifica facilmente, nel senso che dopo un paio d'ore sappiamo di dover riapplicare la protezione solare. A volte ci sono delle creme che andiamo a mettere sopra il primo strato e diventano tutte un ticcio, oppure fanno quell'effetto peeling, no? Fastidioso, dei pallini che si sgretolano. Lei assolutamente no. E niente, ci ha fatto veramente impazzire. Poi questo effetto rinfrescante, veramente fantastico, è perfetto anche per la pelle atopica, quindi se avete problemi di pelle ipersensibile, di eczemi, psoriasi o cose del genere, ricordo sempre che il vostro dermatologo è quello che vi deve dare i consigli e non ve li devo dare io, però insomma è indicato appunto per pelli che hanno questa tipologia di problematiche, scritto proprio qui, adatto a pelle atopica, quindi io sono andata assolutamente sul sicuro e niente, mi è piaciuta veramente da matti. Più costosa rispetto alle classiche creme solari, sono d'accordo, però neanche di quelle folli, tipo, non lo so, crema solare di Dior, per capirci. Quindi secondo me vale ogni singolo centesimo, è favolosa. Quella che sto utilizzando al momento, in realtà non ce l'ho qui con me perché l'ho dimenticata al mare, ma è il nuovo siero Super UV di Garnier Ambre Solaire Protezione 50. Questo è un prodotto nuovo, uscito quest'anno. Ha un packaging un po' particolare, comunque vi metto una foto qui di fianco. È un packaging a tubo molto morbido con un beccuccio.
comodissimo perché il beccuccio si gira, si apre, eroga il prodotto che vi serve, poi si richiude, quindi non dovete stare lì coi tappi, con cose del genere che poi magari collezionano sabbia o cose del genere, e lo trovo veramente comodissimo, cioè il packaging più comodo che abbia mai provato per una crema solare. Al contrario di questa Disdin è ben più economica, ovviamente è leggera, sottile, si assorbe molto in fretta, una formula proprio lattosa, anche lei protegge molto bene, ci stiamo trovando da Dio, non lascia residui, si assorbe in fretta e tutto quanto. Questa è una marcia in più perché è veramente a prova di bomba, cioè vi rimane incollata addosso e ha questa sensazione, lascia questa sensazione rinfrescante che a me fa davvero impazzire, però sono davvero ottime, ottime tutte e due, ve le consiglio spassionatamente entrambe. Per quanto riguarda il viso, ho da menzionarvi la Kula Refreshing Water Cream. Questa è una crema idratante per il viso con fattore di protezione 50 che, come sappiamo, va applicata nella giusta quantità, nella quantità di un solare, non nella quantità di una crema, per garantirci la protezione 50. Mi piace tanto per il packaging comodissimo e per la formula che anche qui è in crema gel. Bella acquosa, rinfrescante, si assorbe in fretta, dà una bella sferzata di idratazione, proprio di acqua alla pelle. Ha un profumo fresco allo stesso tempo, ma con un delicato sentore di cocco, niente di troppo intenso, niente di artificiale che ricordi i bonbon di Malizia del 1999. Idrata molto bene la pelle, ma senza appesantirla, ed è perfetta se quando fa caldo volete evitare di applicare troppi strati di prodotti, troppi strati di skincare, perché così avete sia la quota idratante che la protezione solare, insomma, in un unico prodotto. Per quanto riguarda il make-up, abbiamo delle novità, ma anche dei ritorni, possiamo dire. Allora, della serie ritorni, il prodotto per la base che ho utilizzato di più durante il mese di giugno è la Sheer Skin Tint, sì, Sheer Skin Tint del brand Summer Fridays. Io ho la tonalità 4, intensità media sottotono olivastro. Penso che mi andrà bene ancora per un paio di settimane, poi diventerà troppo chiara, quindi nel frattempo approfitto e uso lei. Skin Tint liquidissimissimissimissima, sottile, leggero, impalpabile, finish molto luminoso, ma non è, almeno sulla mia pelle, che ricordo è una pelle normale, non è una pelle che tende a lucidarsi, è un luminoso che lascia un effetto visibile, ma comunque lo definirei naturale, non è un luminoso artificiale, non è un luminoso fastidioso, non ha perle, non ha particelle riflettenti, non è unto o bagnato. Coprenza, come suggerisce il nome, veramente bassa bassa bassa, quindi è solo una cosa che uniforma leggermente il colorito, l'incarnato, ed è perfetto per me sia per tutti i giorni che anche la sera, quando voglio qualcosa di, voglio che la mia pelle si veda. D'estate non voglio un prodotto che abbia grandi coprenza, non è un tipo di prodotto che cerco durante tutto l'anno, ma d'estate ancora meno. Lo abbino un po' di correttore se voglio un effetto un po' più perfezionato la sera, però a livello di base generale è tutto ciò di cui io ho bisogno. Un altro ritorno è, ovviamente, ma questo credo di avervelo già menzionato, insomma, negli ultimi video, il bronzer Beautiful Skin di Charlotte Tilbury, tonalità 2 medium, il bronzer in crema di Charlotte. Sapete che questo bronzer lo adoro, vi lascio qui sopra il video review che gli ho dedicato. L'anno scorso è uscito, sì, o 2 anni fa? L'anno scorso. È che quando ti diverti il tempo vola, però non ricordo, credo l'anno scorso. Ottimo perché ha una durata eccellente. Finish matte, formula in crema. Non è un cream to powder, ma non è neanche una di quelle creme che rimangono bagnate, perché si fissa, si asciuga assolutamente. Si sfuma molto velocemente, nonostante non sia quello che si sfuma meglio tra quelli che possiedo, cioè quello di Nars e quello di Mario De Divanovic si sfumano ancora più facilmente, ma lui comunque si sfuma facilmente. Spero di aver reso l'idea, di non spaventare nessuno, perché secondo me è comunque un prodotto adatto anche a chi non ha grandi dimestichezze con le creme, che chissà perché suscitano sempre molto timore, no? Quando, per quanto riguarda l'applicazione e la sfumabilità. Mi piace da matti, lo uso con il pennello 24 di Refer, che secondo me funziona a meraviglia con lui. E niente, gran bel bronzer. Mi piace per l'estate perché appunto è resistente veramente alle cannonate. Lo indossavo il giorno del mio matrimonio. E secondo, è
ottimo per il mio incarnato a livello di colore per l'estate, perché per l'inverno due medium è un po' troppo caldo. Non è arancione, però è caldo, è quello che indosso in questo momento, è comunque caldo, sta bene secondo me sul mio incarnato con l'abbronzatura. D'inverno, quando sono pallida, preferisco usare uno fair, la tonalità più chiara, che però ha un sottotono neutro, anche un po' freddo, anche se non rosa, non è un freddo rosa. È un freddo, un marrone freddo, un po' grigiastro, che mi piace molto di più quando sono pallida, invece lui, il 2, è quello che tiro fuori durante l'estate. Non posso non menzionare i lip blush di Huda Beauty, che sono delle tinte bivalenti da usare su guance e labbra. Oggi ho questo qui che è Coral Kiss sia sulle labbra che sulle guance, che è il mio preferito, ma anche Berry Kiss mi piace da matti. Sono carini tutti, però questi due, se dovessi sceglierne solo due, sarebbero i miei prediletti. Allora, io normalmente è raro che mi trovi bene con una tinta, ok? Soprattutto se la tinta in questione è pensata per essere utilizzata sia sulle guance che sulle labbra, perché in quel caso è facile che possa funzionare bene su una o soltanto delle due zone, ma mai su entrambe. È davvero raro trovare un prodotto tinta che funzioni, che sia omogeneo nel colore, che non lasci macchie, che non secchi irrimediabilmente la pelle, che si funzioni bene, insomma, che sia confortevole da usare. Loro sono le migliori che io abbia mai provato in tutta la mia vita. E poi queste due tonalità, davvero, secondo me sono bellissime. Questo non è lilla come sembra, in realtà è un color malva, è un nude, ma non, il lilla non c'entra niente, il colore è fuorviante e niente, sono davvero dei prodotti ottimi, soprattutto adesso in vista dell'estate. Non mi vedo utilizzarli d'inverno, devo dire. Mai dire mai, potrei provare e innamorarmene anche d'inverno, però per l'estate secondo me sono un prodotto ottimo. E giusto per la cronaca vi segnalo che li utilizzo, ora è zozzo perché l'ho usato 20 minuti fa, ma utilizzo per l'applicazione questo pennello qui di Elf che si chiama Airbrush Blender. È un pennello che costa pochissimo, pochi euro, setole sintetiche, e per i blush in crema o liquidi è perfetto, veramente perfetto. Non ho trovato ancora un pennello economico che secondo me funzioni alla grande con i bronzer in crema, ma questo per i blush è perfetto sia per la forma che per la dimensione. Che ci sono sempre di Huda Beauty, vi menziono, ma così giusto a titolo di conoscenza, non li menziono come preferiti del mese perché li sto usando da una settimana, quindi non mi sono ancora fatta un'idea. Però così ve li volevo far vedere. Sono usciti i Faux Filter Corrector, quindi i correttori, cromo correttori, correttori colorati della stessa linea dei Faux Filter Concealer, che sapete, li uso già da diverso tempo e mi sono sempre piaciuti tantissimo. Ho ricevuto tutte e cinque le tonalità, le ultime tre sono molto scure e non vanno bene per me, ma queste qui che sono Pink Pomelo e Peach, che sono la più chiara e la seconda più chiara, le faccio vedere, sono quelle che per me funzionano. Io direttamente la prima volta sono andata su Peach, che è questa qui più scura, che in realtà per me ho notato che è ancora troppo scura. La potrò usare quando sarò ancora un po' più abbronzata. Quindi Pink Pomelo, Pomelo come lo volete chiamare, non lo so, è quella che sto utilizzando. Sono praticamente dei correttori colorati, quindi si usano sulla zona delle occhiaie per andare a contrastare il blu violaceo dell'occhiaia prima di applicare il correttore. Rispetto a tutti, ve li segnalo perché sono nuovi, magari vi incuriosiscono, magari li volete comprare. Ripeto, non sono pronta per una recensione, però vi segnalo che sono molto intensi a livello di colore, veramente tanto. Cioè, non sono sheer, sono pigmentatissimi, ok? Questo significa che a differenza di normali color corrector che tendono a essere sì, avere un buon pigmento, ma tendono a essere un po' meno carichi di colore. Questi qui vanno tassativamente coperti con un correttore del vostro incarnato che abbia almeno una coprenza media, perché altrimenti l'alone rosa sotto si vede. Quando lo applicate su, qui fate due puntini,
prendete la beauty blender o il pennello, le sfumate, vi rimane proprio tutto l'alone rosa o pesca, quindi lo dovete andare a coprire bene. Non è uno di quei color corrector semi trasparenti che a volte possiamo usare anche così da soli senza metterne nient'altro sopra, e questo va decisamente coperto, quindi è un prodotto che consiglio se volete un look piuttosto perfezionato, insomma, piuttosto preciso, con una buona coprenza e quant'altro. Comunque vi aggiorno meglio. Poi, allora, questa è una bella notizia. Questa è una gran bella notizia. Attenzione a me, per favore, se siete distratti, perché questa è veramente una news bomba. Allora, tutti sapete che il mio ombretto preferito della vita è quello che indosso in questo momento, che è Bronze di MAC. Chi è qui da un po' di tempo me ne avrà sentito parlare mille volte, chi è qui da poco può essere che non me ne abbia sentito parlare, perché è un ombretto che è fuori produzione, ormai introvabile da un paio d'anni, quindi io ho smesso di parlarne, oppure di utilizzarlo in video, perché sarebbe frustrante mettervi sotto, no, il link di un prodotto che non può essere acquistato. L'ombretto in questione è lui. Questo qui, questa è una palette MAC da 4, lui è bronze, ve lo faccio vedere anche swatchato. Madonna che bello! Questo ombretto bronzo è la perfezione, la perfezione. Ve ne parlo perché ora lo potete comprare. Purtroppo, dico purtroppo, non lo potete più comprare singolo come una volta, perché era parte degli ombretti mono, della collezione di ombretti mono. È stato però incluso in una micro palette da 6 che vi metto qui di fianco e che vi linko anche qui sotto. Quindi sappiate che questa palette qui, che ha una combinazione colori molto carina, infatti penso che andrò da MAC a dare un'occhiata e per vedere se, insomma, mi piace nel suo complesso per acquistarla anch'io, perché trovo che possa essere molto comoda per viaggiare. Lo contiene l'ombretto centrale nella fila sotto, è bronze, è proprio lui. Quindi, se questo era uno dei vostri ombretti preferiti, siete rimasti senza perché fuori produzione, se me ne avete sentito parlare mille volte e siete sempre state curiosi di provarlo, sappiate che questo è il momento. È una limited edition, quindi finirà sicuramente. Non so quanto in fretta, però finirà. Quindi, se siete interessati a provare finalmente l'ombretto bronze e avere comunque un micro palette di 6 ombretti, versatilissima, facile da utilizzare, secondo me adatta anche a tanti incarnati, questo è il momento e la trovate qua sotto linkata. Gli ultimi prodotti che vi mostro riguardano le mani, sono smalti. Sono contenta di dirvi che finalmente nel mese di giugno ho inaugurato la stagione estiva e fatto il mio switch di smalti. Sono tornati Essie Fifth Avenue, che è il mio rosso estivo preferito di sempre, che è questo qui, bellissimo rosso corallo. Non è arancione, però è rosso. Di solito gli smalti corallo sono arancioni più che rossi, lui invece è rosso. E a braccetto assieme a lui torna anche Red Coral di Marie Curie, che è praticamente il suo gemello per quanto riguarda il brand Marie Curie. Sapete che io due cose indosso sulle unghie, o smalti Essie oppure Marie Curie, in entrambi i casi sempre smalti rossi, e sono tornati i colori estivi. Aspetto sempre di raggiungere il giusto grado di abbronzatura, perché voglio che le mani siano un po' dorate, perché altrimenti non trovo che queste non mi piace indossare queste tonalità più accese, e finalmente era arrivato il momento. Ragazzi, questo è quanto, questi erano tutti i prodotti dei quali vi volevo parlare oggi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto interessante e fatto scoprire qualche prodotto che fa al caso vostro. Nel caso di dubbi, domande, richieste, qualunque cosa vogliate dirmi o chiedermi, potete lasciare un commento qua sotto. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!